Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi mi vedete così vestita con la giacca perché stiamo per uscire. Vi volevo portare con me a una mostra che si tiene nella mia città e che è presente fino al 27 di ottobre per chi fosse interessato e si intitola Dai figurini al fashion design, comunicare e progettare la moda. Quindi ci saranno abiti e accessori dal XVIII secolo al 1950 accanto a figurini e riviste di moda. Quindi deve essere una cosa molto particolare, poi a me affascinano queste cose e ho pensato di condividerla con voi sul canale. Quindi adesso usciamo insieme e vi porterò a vedere questa mostra. In questa prima sala troviamo questo bellissimo abito da ballo in organza di seta decorata. È veramente particolare. Poi proseguendo nella mostra possiamo vedere altri abiti. Alcuni sono da ballo, altri sono da sera e vediamo anche gli accessori che mettono in luce come nel corso del tempo la moda abbia avuto delle variazioni e delle evoluzioni. Però in realtà in Occidente si può parlare di moda già a partire dal Medioevo e si intende con questo concetto un cambiamento nelle fogge di abiti che rispecchia ovviamente i gusti e la cultura delle diverse epoche storiche. Però fino al Settecento i cambiamenti nella moda venivano comunicati soltanto dalle persone aristocratiche che avevano degli abiti di lusso e che venivano disegnati e poi conservati nelle botteghe dei sarti. Ma dal XVIII secolo le riviste di moda hanno un po' cambiato il lavoro del sarto, che in realtà acquista una nuova dignità e un nuovo rilievo perché comincia a inventare delle nuove mode, quindi diventa da sarto a stilista perché disegnava comunque le idee di moda. Invece recentemente il disegnatore di moda è diventata una professione distinta, il cui scopo è esprimere attraverso determinati stili, suggestioni, emozioni, sentimenti e anche desideri. E questo viene trasmesso grazie alle riviste di moda. Nel corso del XIX secolo i giornali di moda sono diventati uno strumento essenziale per comunicare le nuove fogge di abiti, però erano anche un mezzo per pubblicizzare l'attività delle aziende che si occupavano di moda. Sulle riviste dell'epoca venivano riportati i nomi e gli indirizzi dei sarti, però spesso venivano presentati i vestiti all'interno di una cornice particolare che evidenziava anche gli arredi che venivano considerati più in voga in quell'epoca. Questo per andare a rimarcare l'importanza del contesto che meglio si adattava agli abiti presentati. I giornali di moda nascono in Francia nel XVIII secolo ed erano rivolti soprattutto alle donne. E seguendo il modello francese, anche in Italia poi il giornale è diventato un veicolo di un nuovo concetto di moda che non riguarda più solo la classe nobiliare, ma anche quella borghese. In questa stanza invece possiamo vedere i pizzi e i merletti, che sono veramente particolari, sono nati in Europa in epoca rinascimentale, sono molto costosi, molto raffinati, andavano a abbellire sia l'abbigliamento che l'arredamento domestico o addirittura liturgico. Questa raccolta è molto importante, ci sono dei preziosi rosoni genovesi che sono lavorati a fuselli, poi ci sono i pizzi veneziani lavorati ad ago e c'è il famosissimo macramè, che è lavorato a nodi. Vediamo ad esempio questo asciugamano, che è una tela di cotone che è ricamata con un bordo di pizzo a nodi, che è appunto il macramè. Questa invece è la sala dei mezzari, che sono delle indiane, sono delle tele stampate con delle matrici lignee che provengono dall'India. Sono state oggetto di produzione anche in Europa e nel corso del XVIII secolo hanno avuto una grandissima fortuna in Liguria, dove sono state utilizzate per confezionare un tipo di velo di grandi dimensioni, il mezzaro, indossato dapprima dalle donne dell'aristocrazia, poi via via, con il passare del tempo, viene associato anche all'abbigliamento popolare e poi agli inizi del Novecento è diventato un caratteristico elemento d'arredo. In questa sala possiamo vedere alcuni esempi e quello più tradizionale è quello che ha il disegno definito dell'albero, l'albero vecchio, l'albero di castagno e l'albero delle vacchette. Sono comunque tre tipologie di mezzaro che sono proprio tipicamente genovesi.